Basilea. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Sarà Gareth Bale. Ha una forza fisica straordinaria. Ti ricordi Fabio quando inizio carriera giocava da terzino? Poi giustamente lo hanno fatto avvicinare alla porta avversaria perché con la velocità che ha, la tecnica che ha e soprattutto il tiro che ha, è diventato un attaccante di primissimo piano. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Gioca una palla lunga. C'è il cross. Cross che non trova nessun compagno. De Silvestri. Prova il filtrante. Cerca spazio. Arriva Bale. Il portiere si oppone. Che grande parata. E qui il portiere ha tirato giù la sala cinese. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E la difesa sventa il pericolo. Stanco. Kyrgios. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Prova il filtrante. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Buona la profondità. Colpisce il pallone. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. La fria qua. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Cerca spazio. Pericolo. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Martinez ha messo una bella palla nello spazio, cogliendo tutti di sorpresa. Avrebbe davvero meritato miglior fortuna. Lancia il pallone in avanti. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Nessun gol finora, 0-0. Cerca di lanciare il compagno. Valdifiori con l'intercetto.
si coordina per il tiro. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però. Bella rete di passaggio. Attenzione, grande chance. C'è la palla lunga in avanti. Sulla destra. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Ottimo disimpegno, la spazza via. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Finora la partita è a secco di gol e nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Cerca spazio. Jajic ha spazio per affondare. Palla intercettata. Vicinissimo, davvero è stata solo una questione di centimetri. Val di Fiori. Danilo Avelar. Soltanto rimessa laterale qui. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Prova il filtrante. Buon intervento difensivo. Il Torino non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione dell'allenatore venga passata ai raggi X, esaminata e spesso criticata. In effetti però non condivido alcune delle decisioni che ha preso il tecnico nell'ultima gara, soprattutto per quanto riguarda l'assetto tattico. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca il tiro. Grande parata dell'esterno difensore. Lì è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Saltare al centrocampo. Maxi Lopez si libera la grande.
cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Bale, di forza. Danilo Avelar. Manca solo un quarto d'ora alla fine. Danilo Avelar. E sarà rimessa con le mani. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura nuova. Difensore non molla mai, non gli concede respiro. Questo è il classico giocatore a cui non devi concedere né spazio né tempo quando ha la palla. E marcarlo uomo è uno dei modi per farlo. Non trova spazio. Cross troppo lungo, occasione sfumata. Toglie la palla dalla zona rossa. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Di Silvestri. Rossettini. Afria qua. Baselli. Afria qua. Di Silvestri. Azione fallosa, nessun dubbio. Passaggio in avanti. Prova a giocarla dentro dalla distanza. La fria qua. Abbiamo superato il 90esimo, ancora 0-0. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Bogdan Stanku. Apertura di gioco sul fronte opposto. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Deludente, una partita molto tattica, molto bloccata, giusto il risultato di parità, ma insomma. Entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di